comunque delle pene pesantissime. Eccole qua, quello che vedete sono i faldoni con le ordinanze, quindi non li portano, le ordinanze non li portano gli arrestati, perché molto probabilmente pesano, sono gli stessi poliziotti che si caricano, eccoli qua, si caricano nelle macchine, e poi chiaramente ogni arrestato ha diritto ad avere l'ordinanza e la procedura, sulla base dell'ordinanza poi anche gli avvocati stipuleranno quella che è la difesa più consona per loro. Intanto abbiamo assistito all'uscita delle ordinanze, quindi questa è nuova, diciamo anche la battuta. Scusate se non rispondo a tutti, perché vi vedo, qualcuno mi saluta ma non riesco a leggere perché sono in controluce. Vi ringrazio di seguirmi, ma condividete, non seguite solamente, ma condividete anche il link, perché è importante per me, che faccio tutto questo, almeno i sacrifici di questa mattina, con le spalle che mi fanno un po' male, ma c'è niente, diamo diffusione a quello che è un diritto di cronaca, come giusto che sia. Ecco qua un'altra ordinanza che esce, quindi dopo le ordinanze seguiranno sicuramente gli attestati. Ecco alcuni dirigenti, il nostro amico dottor La Russa, eccoli qua, eccoli i primi arrestati all'uscita, eccolo qua, questo è il primo degli arrestati, accompagnato quest'altro del secondo. Poi ai volti abbineremo il nome, che al momento non abbiamo da darvi. Ecco questo un po' incappucciato, diciamo, questo è il saluto. Erano tanti, la Cosca Baro è una cosca egemone, non solo a Sinopoli, ma in buona parte dell'Aspromonte. Questo è l'epilogo. Comunque è parte della storia. Poi la borsa degli effetti personali, vedete i ragazzi giovanissimi, anche quest'altro è un altro ragazzo giovanissimo, non conosciamo i nomi. Perso un po' il conto, forse questo è l'ultimo, no, ce ne sono altri in fila. Ovviamente è un'operazione gigantesca, imponente, la Polizia di Stato. Sembra stato a sentire quella che è la sua presenza, sta col fiato sul collo a tutti. Questo era l'ultimo, no, l'ultimo, eccolo qua, questo è l'ultimo, e adesso proviamo ad andare di là, a seguire quella che è. Quelli che hanno arrestato in macchina si possono mettere in movimento, esatto, là, aspetta, la partenza. Mettetevi in movimento, quelli che hanno arrestato in macchina. Adesso gli arrestati in macchina. Vedete tantissima gente che ha fatto un capannello qua davanti,
parti della villa, anche l'Anibio come staffetta. Guardate, questo è lo scenario di quest'oggi, 25 febbraio 2020. Guardate, un schieramento di forze immane, tantissimi gli attestati, 53, ed ecco che parte. Senza problemi alcuno. Bene, grazie per questo, per averci seguito sin qua. Bene, con queste immagini chiudiamo questa diretta. Reggio Calabria, 25 febbraio 2020, eccolo qua l'arciere, una giornata di cronaca interamente dedicata appunto a quella che è stata la... E adesso forse c'è un altro gruppo che esce, quindi state ancora, perché ci sono, questo era un primo gruppo, probabilmente c'è un secondo gruppo c'è un secondo gruppo di arrestati, quindi ci posizioniamo, quindi non è finita qua. Ecco qui la seconda tornata di arrestati uscire qui dalla questura, di Reggio Calabria. Noi siamo al limite con la batteria, non vi voglio mettere ansia, perché questo è... Condividete il link, tutto pronto. Una grande operazione della squadra mobile, un po' su tutto il territorio nazionale. Dettagli. Ecco qua, dovrebbe... Eccoli qua, ecco qui l'arrestati che si copre il volto. Ecco, battuta, che cazzo ci fotografi. Mi dispiace, non siamo noi né giudici né pubblici ministeri, noi facciamo il nostro mestiere, diritto di cronaca. Questi sono momenti che rimangono impressi un po' in quella che è la storia anche dell'Andrangheta stessa. Ogni arresto ha una storia, sicuramente incide in quella che
composizione della cosca, si alternano poi quelli che sono i ruoli. Una cosa è certa, che l'operazione è davvero imponente. Questo ci sembra un ragazzo, buonissimo. Adesso il penultimo, questo è l'ultimo, questo è l'ultimo, adesso andiamo, l'ultimo degli arrestati, adesso andiamo a seguire quella che è la uscita di scena per oggi di questi arrestati che vengono portati nelle rispettive carceri. Vedete il cordone dei poliziotti, sono tutti in macchina e adesso della polizia che tiene i parenti che comunque non hanno avuto gesti inconsulti. Ecco, con queste immagini vogliamo chiudere questa diretta. I poliziotti, diciamo grazie, perché loro rappresentano noi, rappresentano lo Stato, un'operazione che sicuramente lascerà il segno. Bene, eccolo qua. L'Arciere vi augura una buona giornata. Per gli approfondimenti adesso su Arciere TV e sui nostri vari profili, su Facebook, su YouTube, su Instagram, dappertutto. Buona giornata dall'Arciere Luigi Palomare, Reggio Calabria, 25 febbraio 2020, mi sbaglio sempre con le date, siamo davanti alla questione. Grazie e alla prossima. Ci sono...
Allora, se non sapevano, stia calmo, non cogliamo i risvolti emotivi. È un momento delicato per il Paese, state calmi. Signori, buongiorno, benvenuti tutti quanti, grazie del vostro intervento. Oggi vi parleranno di un'importante operazione contro il clan Alvaro, che ha dei risvolti anche di natura politica, estremamente importante, 65 misure cautelare. Quella è una misura cautelare. Già tanto, non sono più copie, è un'unica copia della misura cautelare, circa 4.000 pagine di misura cautelare, 3.650 pagine, quindi immaginate tutto il lavoro che c'è stato dietro, che è servito per produrre questo tomo. È inutile vi faccio le presentazioni perché già conoscete, perché ormai più volte hanno partecipato alle conferenze stampa qui, il direttore centrale anticrimine, il direttore Messina, il dottore Lamparelli, il direttore del servizio centrale operativo, e è inutile chiaramente presentarvi il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto Paci. Lascio subito la parola al procuratore Bombardieri, così vi illustrerà i temi dell'operazione. Sì. Buongiorno a tutti. È doveroso ringraziare intanto il questore, il signor questore, per l'ospitalità che ci fornisce, e ringraziare lui, la squadra mobile, il commissariato di Bari, i reparti di prevenzione crimine di altre città, una serie di centri, e anche del nord Italia, per il lavoro che hanno svolto. Ringraziare il dottor Messina, il direttore del VADAC, che anche oggi ci onora la sua presenza e dà, insieme al direttore dello SCO, il dottor Lamparelli, e che dà conto e quindi dà il segnale dell'importanza di questo procedimento penale, di questa attività di indagine che è stata svolta con scrupolo dalla squadra mobile, dicevo, del commissario di Bari, con la direzione e il coordinamento del dottor Pace, il coordinatore della DDA della Rete Clinica, e della dottoressa Pantani. Un'indagine che ha impegnato la DDA, ha impegnato anche la Polizia Giudiziaria, che ho citato, in maniera continua, veramente 24 ore al giorno, per lungo tempo. Bene, un'indagine importante, dicevo, perché ci dà conto di uno spaccato della realtà criminale dell'area, con proiezioni nazionali e anche internazionali, e ci racconta purtroppo di uno spaccato della politica locale che non ci fa onore. Intanto premettiamo che non si fa riferimento a gruppi o partiti politici, si fa riferimento a persone che, candidate con gruppi o partiti politici, hanno cercato ancora una volta l'appoggio della criminalità organizzata di stampo ndranghetista dell'area per ottenere risultati elettorali che consentissero di raggiungere l'obiettivo, cioè l'elezione. Perché di questo si tratta di candidati che cercavano fortemente l'elezione, tanto da porsi il problema del gruppo con cui candidarsi, del partito politico con cui candidarsi, per cui era indifferente candidarsi con Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia o altri partiti, purché ci fossero serie, concrete possibilità di essere eletti. Quindi non aspirazioni ideologiche, ma utilitaristiche. La possibilità di avere uno strumento elettorale che consentisse di raggiungere il risultato sperato, l'elezione. E questo in che cosa? Questo in un panorama criminale che è antico e moderno allo stesso tempo. Perché questa è un'indagine che parte appunto dall'esame di una serie di frizioni che si sono registrate all'interno dell'organizzazione dranghetista operante a Santo Eufemia e nel comune di Mitrofi, e che era riferibile chiaramente al gruppo criminale degli Alvaro che controlla Sinopoli e i comuni vicini. Quindi frizioni interne che vedono addirittura lamentarsi esponenti di spicco di una di queste frazioni, di queste parti della criminalità organizzata, di battezzi, come li chiamano loro, irregolari. Cioè uno dei principali indagati, cioè il Laurendi,
Lorenzo Domenico, che si lamenta che un altro esponente sempre della stessa criminalità, della diversa fazione, procedesse ad una serie di battezzi regolari così da aumentare il numero dei suoi, tra virgolette, seguaci, dei suoi soldati. Ciò che lo aveva indispettito e di cui chiedeva conto all'organizzazione, di cui chiedeva conto ai capi di questa organizzazione, e non vedendo accolte le sue rimostranze addirittura pensava di formare, tra virgolette, fare riferimento lui, un banco nuovo, un locale autonomo anche rispetto ad Alvaro, con il beneplacito e la benedizione, tra virgolette, lui fa riferimento al crimine di Polizia. Quindi, come vedete, è la mafia arcaica, la banca arcaica con i suoi gradi, con i suoi rituali, che ricorrono in tutta una serie di conversazioni, se fa riferimento a Perigradi, Santista, Evangelista, Picciotto, tutta una serie di conversazioni ai rituali che devono essere eseguiti per l'ingresso nell'Andrangheta, ma al tempo stesso un'Andrangheta proiettata verso il futuro, un'Andrangheta che ha ben presente il controllo economico di attività commerciali dell'area, con tutta una serie di episodi distorsivi che vengono contestati. E a questo punto non posso che ringraziare l'ufficio GIP per l'impegno del suo presidente, la dottoressa Tommasina Petroneo, che è autrice di questa ordinanza che, come dicevo prima, in quest'ora consta di ben 3.650 pagine. In un'analisi concreta, puntuale, specifica, punto per punto, dettaglio per dettaglio, di tutte le risultanze investigative. E questo dobbiamo riconoscerlo anche in tempi che ci consentono oggi di intervenire sull'attualità, come si dice, la carne viva di quello che si stava verificando in quell'area territoriale. Quindi dicevamo riferimenti arcaici, riferimenti moderni al controllo delle attività economiche, riferimento all'attività politica, con infiltrazioni nel comune di Sant'Eufemia ai massimi livelli. Il vice sindaco Lidà, viene contestato il ruolo di promotore organizzatore, era quello che procedeva a quelli che definivo prima i battesi, tra virgolette, irregolari. Quindi una parte viva, attuale, della criminalità organizzata di quel luogo e che interferiva evidentemente con l'attività amministrativa di quel comune. Dicevo, inquinamento politico perché qua assistiamo anche alla ricerca di consenso elettorale attraverso il contatto, il collegamento diretto con esponenti di spicco della criminalità organizzata. Laurenti Domenico viene raggiunto, gli episodi gli vengono contestati, quale lo scambio elettorale politico-mafioso, viene raggiunto dall'interesse sia del Creazzo per le elezioni regionali e in precedenza anche per altre delle elezioni politiche del 2018, viene raggiunto dalla ricerca di consenso elettorale. E Laurenti Domenico non è un esponente politico, non è un imprenditore con un numero di 12 GIP, con un numero di dipendenti tali da poter influire sul consenso elettorale, non è un influencer, come si direbbe oggi, non ha un partito politico, non ha una testata giornalistica, non è quello che potrebbe garantire un movimento di pensiero tale da influenzare l'elettorato. Ebbene, a lui ci si rivolge. A lui ci si rivolge nel momento in cui lui stesso è sotto processo, ed era pendente all'epoca il processo in appello, il processo Xenopolis, quale associato a delinquere di stampo tranquillista. Quindi un soggetto di cui era ben nota la caratura criminale del territorio e da cui non ci si fa scrupolo di rivolgersi pur di ottenere un consenso elettorale che era necessario per raggiungere dei risultati elettorali. Quindi Laurenti in un primo momento, addirittura direttamente collegamenti con gli Alvaro, numerose sono le conversazioni, continue sono le conversazioni di un altro degli indagati, congiunto del consigliere regionale, il fratello, con Alvaro Domenico, classe 77, e addirittura con Alvaro Cosimo, che in quel momento era agli obblighi a Messina. Tutti contatti finalizzati alla ricerca del consenso elettorale, tutti contatti che garantivano anche una controprestazione, un interessamento. Addirittura, e questo ci piace dirlo, c'è un interessamento da parte di Creazzo, oltre che da parte di altri soggetti, per, tra virgolette, l'aggiustamento di un processo, del processo proprio Xenopoli. C'è l'interessamento di questi soggetti per altri piaceri, tra le altre cortesie,
che dovevano essere garantiti e assicurati da questi politici una volta eletti, proprio a riscontro dell'impegno elettorale forte ottenuto nel corso delle competizioni elettorali. Quindi dicevamo che si tratta di soggetti che erano evidentemente chiaramente il riferimento dell'andrangheta locale, dell'andrangheta dell'area tirrenica, e con i quali non ci si fa scrupolo di intessere rapporti finalizzati al consenso elettorale. Quindi un'andrangheta che opera nelle affiliazioni, un'andrangheta che addirittura a proiezioni internazionali, in uno dei colloqui, in una delle conversazioni registrate, si fa riferimento ad un sodale che è andato in Australia per perorare la causa di un proprio congiunto che stava per essere messo a riposo in una locale di andrangheta australiana, e lui si rammarica del fatto che era riuscito a non farlo spendere, ma non a non fargli avere una sospensione, tra virgolette, messa di lato. E si fa riferimento a iniziative proprie degli esponenti andranghetisti dell'area tirrenica direttamente nei consessi australiani. Voglio anche ringraziare la direzione del settore antimafia di Ancona, con il suo procuratore, la dottoressa Carulli, che ha operato in un coordinamento investigativo importante con noi, e loro stessi hanno eseguito un fermo di 4 persone e vede il Laurenzio Domenico raggiunto dal nostro provvedimento cautelare e dal loro provvedimento cautelare del GIP e dal loro provvedimento di fermo proprio per reati, loro reati fine, noi reati associativi. Quindi una collaborazione investigativa che giudiziaria che ha funzionato un panorama inquinato delinquenziale che ci sconforta. Ci sconforta, dicevo, per la facilità dei rapporti con gli imprenditisti da parte di politici e di soggetti a loro vicini, che non si fanno scrupolo della ricerca del consenso elettorale. Di soggetti il cui spessore criminale è ben noto. Pensate che il Creazzo Antonino, fratello del consigliere regionale, si rivolge ad Alvaro Domenico addirittura per un'altra cortesia. Lui è un massone regolare e per venire incontro ad un'esigenza di un suo amico che era sottoposto ad usura e poi ad estorsione e quindi ad ulteriori pretese tra virgolette abusive, creditorie da parte del soggetto che lo minacciava continuamente, sollecita l'intervento di Alvaro Domenico e alla fine, dopo che Alvaro Domenico, come dice lui, gli ha mandato l'ambasciata, quel soggetto si scusa addirittura perché aveva sbagliato i calcoli nella richiesta, nelle sue pretese restitutorie e si scusa per aver continuato a chiedere dei soldi. Quindi addirittura rivolgersi da parte di questi soggetti alla tra virgolette 'ndrangheta per risolvere le controversie economiche fra delle pretese di questo soggetto, ed è uno degli altri episodi che è stato monitorato in diretta. Quindi piena consapevolezza da parte dei soggetti che si rivolgevano a questi individui della loro caratura criminale. Questo, in un'altra espressione, lo stesso Piazzo dice: qua stiamo parlando di uno che in carcere ha fatto la scuola, è diventato un capo, per dire che non c'è possibilità di equivoco, non c'è possibilità di far pensare che questa richiesta di consenso, che questa richiesta di appoggio potesse essere rivolta a un soggetto diverso da quello che realmente era, un ndranghetista, uno dei principali ndranghetisti di quell'area tirrenica, in cui poi il risultato elettorale ha dato ragione, perché se noi vediamo le percentuali di voto nelle elezioni politiche del 2018, abbiamo delle percentuali che arrivano al 65-70%, dice il direttore Buldere, quasi Buldere. Quindi un consenso elettorale che evidentemente riscontra l'impegno di questi ndranghetisti. Il 25 gennaio del 2020, quindi pochi giorni prima, 2 giorni prima delle votazioni, gli stessi il Creazzo affermano che hanno avuto l'appoggio di tutti i ceppi degli Alvaro e che hanno fatto l'ira di Dio. Cioè, queste sono espressioni che sconfortati gli operatori della squadra mobile di Reggio Calabria, del commissariato di Parmi, hanno registrato durante il loro lavoro. Quindi stiamo parlando veramente di qualcosa che ci sconforta, perché questo è un risultato sicuramente positivo, un impegno che dimostra come l'attenzione allo Stato in questo territorio è sempre alto, che non criminalizza parti politiche, ma criminalizza condotte
di singoli soggetti che non si fanno scrupolo di mettere un ruolo altissimo come quale quello di rappresentante del popolo, i tantessi politici importantissimi, non si fa scrupolo di metterlo nelle mani di gruppi dranghetisti. Quindi siamo contenti del risultato ottenuto, ma siamo sconfortati per quello che, a cui abbiamo assistito. Veramente un mercanteggiare dei voti, un mercanteggiare una richiesta di consenso elettorale sempre più forte, finalizzato ad un unico risultato, indipendentemente da aspirazioni ideologiche, da aspirazioni politiche, l'elezione ad ogni costo. Direi che ho il giro prima delle richieste estorsive che sono state fatte, ma poi ne parleranno gli altri, il collega Pacio, il direttore Messino, il capo della mobile, il capo dello scopo. Quindi per adesso passo la parola al direttore. Allora io intanto ricambio ovviamente il ringraziamento al procuratore e ovviamente grazie a questa, come dire, lucidità, questa capacità di penetrare all'interno del tessuto mafioso con attività pesanti, attività repressive che sono, l'abbiamo detto anche altre volte, io continuo a dirlo, sono fondamentali per innanzitutto neutralizzare e ci daranno la possibilità più avanti di togliere di mezzo, di eradicare questo fenomeno, questa mala pianta da questa terra, che è una terra alla quale tutti teniamo. E volevo continuare sul punto perché volevo dire che l'impegno su questa operazione è un impegno forte, molto forte. Voi pensate che solo come supporto la Direzione Centrale Anticrimine ha fornito il supporto di 50 equipaggi del reparto prevenzione crimine più altri, una ventina di equipaggi di colleghi di altre squadre mobili che abbiamo fatto arrivare qui, fatto convergere qui per come dire, passare alla fase attuativa di questa operazione, che è un'operazione che dà uno spaccato, come ha descritto chiaramente il Procuratore della Repubblica, piuttosto plastico di quella che è la realtà mafiosa, la realtà dranghetista in questa terra. Ora noi su questo dobbiamo fare una valutazione, perché questa repressione, come dire, serve a creare degli spazi che poi devono essere in qualche modo rioccupati dalle istituzioni. Cioè noi, questa repressione, che è la prima fase, la fase fondamentale, che ha riguardo ovviamente all'ala militare, ci serve come elemento iniziale di un processo, come dire, che noi crediamo sia virtuoso, che è quello di riprendere un po' in mano la situazione e cercare in qualche modo di diffondere la legalità in una terra nella quale, per quello che è stato detto e per quello che vedrete, insomma, anche quando si va a esprimere un diritto costituzionale che è il diritto elettorale, ci troviamo davanti a situazioni veramente dissonanti e preoccupanti. Prendere tutti quei voti in quella realtà grazie a un'attività, grazie al cosiddetto porta a porta, che appari solo quanto a intensità. Io ricordo per esperienza vissuta, appari soltanto in una stagione antica in cui Cosa Nostra, il dottor Paci se lo ricorderà, in cui Cosa Nostra interruppe le attività criminali e ci trovammo davanti alla verifica di un'attività di porta a porta che portò dei risultati pesantissimi grazie all'intervento dell'organizzazione mafiosa. Ora, se ancora questo, dopo a distanza di circa un ventennio, si verifica in una terra come questa, qualche preoccupazione noi la dobbiamo avere. Dicevo che è importante evidenziare che ci sono tutti gli aspetti tipici dell'agire mafioso calabrese, in particolare Reggino. Io credo che questa, per quanto riguarda la Tirrenica, per i ricordi che ho io, sia una delle più importanti, tra le più importanti operazioni sul mandamento tirrenico che sono state effettuate. I reati contestati sono diversi, arriviamo dall'associazione a delinquere di stampo mafioso, dallo scambio politico elettorale mafioso, al traffico, al commercio di stupefacenti, alla coltivazione di stupefacenti, alle armi, alle estorsioni utilizzate con grande capacità di controllo del territorio, sulle quali è evidente anche, come dire, un intervento pesante che inquina il tessuto economico, cioè una cosa che evidentemente non viene percepita adeguata come minaccia e che limita fortemente le caratteristiche e le possibilità di una terra come questa, che invece dovrebbe avere un respiro più ampio.
ci sono tutta una serie di evidenze che a mio giudizio manifestano chiaramente diciamo, la difficoltà, la come dire, non facilità di uscire da questo gioco, che è un gioco che non può essere rimesso soltanto alla nostra attività di repressione, che comunque continuerà assiduamente, e grazie a Dio ci troviamo davanti a due distretti, Catanzaro e Reggio Calabria, che operano su questa strada con una tematica che sta consentendo di raggiungere dei grandi risultati. Noi seguiremo questo tipo di attività e forniremo sempre il nostro contributo, soprattutto a livello centrale, perché per noi la Calabria, io lo dico da direttore centrale anticrimine, da massimo responsabile della attività anticrimine in Italia, la Calabria per noi è strategica in questo momento, e quindi noi continueremo ad affrontare questo tipo di tematiche con grande sensibilità e con la consapevolezza di essere, come dire, uno strumento determinante perché la magistratura possa portare a termine, come dire, le proprie attività. Io in linea di massima, dopo aver evidenziato questo, poi dopo sulle particolarità delle operazioni magari parla il collega della squadra mobile, cederei la parola al procuratore aggiunto e ringrazio ancora, diciamo, per le cose che sono state dette. In queste occasioni di solito si fanno i ringraziamenti, perché è dovuto ringraziare chi ha lavorato per lo Stato, con senso delle istituzioni, con sagacia, determinazione, soprattutto rispettando costantemente le regole. Questa volta io, che non sono abituato, insomma, a farlo in pubblico, ci tengo però a far sapere all'opinione pubblica che il ringraziamento che noi nutriamo, la gratitudine che noi nutriamo verso i ragazzi del commissariato di Palmi, i ragazzi della squadra mobile di Reggio Calabria e poi ovviamente anche delle massime istanze di vertice della Polizia di Stato, è enorme, perché vedete, questa indagine che la collega Giulia Pantano ha gestito in tutte le sue infinitesimali risvolti e in tutte le sue continue problematiche, che quotidianamente per circa tre anni ha presentato, sono enormi. È difficile persino poter in qualche modo riassumere i contenuti dell'indagine nello spazio di una conferenza stampa, non solo per la voluminosità degli elementi acquisiti, ma anche per la, vorrei dire, per la qualità. Cioè, noi dobbiamo considerare che abbiamo davanti un aggregato mafioso reduce da vicende giudiziarie passate. Si accennava al processo Xenopolis, in cui alcuni degli indagati più importanti di questa operazione erano stati già oggetto di attenzione giudiziaria, variamente assolti. Tutto sommato era rimasto nell'ombra. Sant'Eufemia di Aspromonte, chi poteva pensare che nel frattempo stesse per assurgere, diciamo, ad un ruolo rilevante non soltanto negli equilibri mafiosi della piana di Gioia Tauro, ma nello scacchiere più ampio di tutta l'Andrangheta. E quando noi a fine 2017 iniziamo a registrare delle conversazioni con cadenza pressoché quotidiana, in cui l'argomento di discussione era la contestazione di una serie di procedure illegittime portate avanti da uno degli odierni arrestati, da Cosimo, detto un diavolo, vice sindaco del comune di Sant'Eufemia di Aspromonte, che si era arrogato il diritto di fare una serie di affiliazioni in spregio alle regole vigenti in quel momento e ancora oggi. Lì noi ci rendiamo conto che non stiamo assistendo, diciamo, a discussioni da bar o a mera archeologia, ma stiamo, come diceva il procuratore Bombardieri, vedendo proprio la carne viva dell'Andrangheta che si fa quotidianità. E la conflittualità che da quel momento inizia tra queste due, che poi sono anche tre fazioni all'interno dell'aggregato mafioso di Sant'Eufemia, del locale di Sant'Eufemia, diventa
il modo per gestire una serie di rapporti di forza che in quel momento li vedeva sbilanciati verso la componente tra virgolette illegittima di Ida, ad opera di un Laurendi che invece forte di un tradizionale rapporto con gli Alvaro in tutti i modi ha cercato di ribaltare la situazione. E quello che via via è venuto fuori dalla fine del 2017 sino a oggi praticamente è un crescendo di situazioni in cui questo aggregato mafioso ha dimostrato di possedere nel proprio DNA quelli che sono i tratti tipici di un'organizzazione criminale estremamente lungimirante, capace quindi di occuparsi del governo del territorio, quindi le numerose estorsioni perpetrate ai danni di imprenditori che ottenevano in appalto o subappalto lavori presso il comune di Sant'Eufemia e che venivano, diciamo, individuati anche grazie al fatto che sia il presidente del Consiglio Comunale che è stato pure arrestato, ma soprattutto il dirigente dell'ufficio tecnico comunale Lupino Domenico, anche egli arrestato, forniva sostanzialmente di volta in volta gli out necessari per agganciare gli imprenditori di riferimento. Le espressioni che nel provvedimento cautelare abbiamo riversato e che il giudice ha valutato sono terrificanti, delle modalità mafiose con le quali Laurendi e i suoi uomini, diciamo, di fiducia sistematicamente imponevano a questi imprenditori il pagamento del pizzo, l'assunzione di maestranze di fiducia o di imprese che dovevano svolgere lavori in subappalto. C'è poi una parte criminale molto forte di grande pericolosità. C'è un intero capitolo dedicato alla gestione di armi di qualunque genere di cui il gruppo Laurendi dispone, che evidenzia come questo gruppo, oltre alla sua vocazione imprenditoriale, fosse anche in grado all'occorrenza di poter assumere anche delle reazioni forti. Addirittura si arriva in un caso ad ipotizzare persino la realizzazione di un attentato dinamitardo ai danni dell'abitazione della famiglia Gallico di Palmi da destinare a commissariato di pubblica sicurezza. È un'ipotesi accusatoria che ha trovato proprio una documentazione pressoché indiretta che si è conclusa fortunatamente con l'arresto dei due soggetti che detenevano questo materiale esplodente fabbricato proprio allo scopo di arrecare questo sfregio allo Stato, perché lo Stato non deve mettere piede laddove per anni i casati mafiosi hanno imperato. C'è poi tutta una parte che riguarda l'estero, in particolar modo i rapporti con l'Australia. C'è uno spaccato straordinario perché nei confronti per esempio di un soggetto degli Alvaro operante praticamente al di là dell'oceano, che si era reso responsabile di una violazione tra virgolette di carattere deontologico perché aveva instaurato una relazione extra, diciamo, sentimentale dopo che gli era morta la moglie, non seguendo i canoni previsti in questi casi, il procedimento tra virgolette disciplinare non si svolge in Australia ma si svolge a Sinopoli, si svolge a Sant'Eufemia di Aspromonte, quindi questa capacità di mantenere integre ancora certe prassi, certe metodologie, come vedete è assolutamente costante. Poi c'è questa straordinaria capacità di accreditarsi nel contesto politico elettoralistico e quindi clientelare anche, che fa di questo aggregato mafioso al pari di tanti altri che operano nel nostro distretto davvero un'agenzia tra virgolette di procacciamento di voti, un'agenzia di inquinamento del risultato politico come non è neppure immaginabile. Ci sono delle conversazioni, io voglio citare soltanto in un caso una conversazione in cui un professionista, uno stimato professionista, peraltro neppure indagato in questo procedimento, che viene contattato da un Laurendi nel momento in cui Creazzo Domenico inizia a programmare la propria ascesa elettorale,
il quale professionista, ben sapendo tra l'altro chi aveva a che fare, cioè un soggetto con precedenti giudiziari gravi, un soggetto con collegamenti criminali noti, dice: ma noi siamo con voi e dobbiamo raccogliere il maggior numero di voti, perché dobbiamo garantire la loro elezione, perché se garantiamo la loro elezione garantiamo noi. Questo è davvero sconcertante, perché dimostra come ancora gli anticorpi che la democrazia avrebbe dovuto creare e consolidare, quantomeno nelle coscienze delle persone più avvertite, parliamo di un professionista stimato e quindi in grado quantomeno di prendere le distanze rispetto a certi mondi, a certi contesti, in realtà non si è ancora realizzato e chissà quando mai si realizzerà. Ecco perché allora, e chiudo ovviamente dando soltanto una sintesi estremamente sommaria, il ringraziamento al lavoro straordinario fatto dalla Polizia di Stato, dalla Squadra Mobile, dal Commissariato e tutte le sue componenti, perché di questa indagine, nonostante le straordinarie difficoltà anche tecniche per portarla avanti, nonostante anche i collegamenti con altri uffici, come diceva prima il procuratore Bombardieri, si è mantenuta la più totale ed assoluta integrità. Ecco, questo per noi è, come dire, un piccolo motivo di speranza sul fatto che il senso delle istituzioni, che purtroppo in tanti abbiamo visto mancare, senz'altro potrà consolidarsi. Grazie. Sì, grazie. Sì, allora, l'intervento repressivo di questa notte, che è stato descritto molto bene dai signori procuratori e dal direttore centrale anticrimine, si è sviluppato in Italia all'estero, diciamolo subito, cioè principalmente nella provincia di Reggio Calabria, nella zona Santa Fede da Spromonte e comuni vicini, in diverse regioni del centro e nord Italia, e anche in Germania, dove abbiamo catturato attraverso una cooperazione internazionale tra le forze di polizia due soggetti colpiti dall'accusa di associazione mafiosa, e cioè sostanzialmente di essere appartenenti alla cosca di Santo Fino da Spromonte, che, come è stato detto, dipende direttamente dalla potente cosca Alparo, che ha il suo epicentro a Sinopoli, ma che svolge la propria attività in Calabria, in Italia e in Australia, come è stato detto. Sono stati impiegati più di 500 uomini della Polizia di Stato, 550 uomini circa, in tutti questi territori di cui abbiamo parlato, nelle loro varie componenti, le componenti investigativa, quella diciamo della prevenzione, ma in termini anche in funzione anticrimine, che sono appunto i reparti anticrimine, coordinati tutti quanti dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Abbiamo arrestato dranghetisti, per come è stato detto, elementi di spicco, boss storici, c'è anche un soggetto che è del 1930, è un soggetto che ha partecipato anche al famoso summit di Montalto, e durante questi anni ha tenuto, per così dire, lo scettro di quella che era ed è la cosca eufemiese, dipendente sempre dagli Alvaro. Come si vede dalla notevole mole della ordinanza di custodia cautelare, si vede appunto la notevole mole, si può intuire che in quell'ordinanza, in questo lavoro investigativo, c'è di tutto e di più. Ci sono le attività classiche, tipiche dell'andrangheta, cioè il giro di sostanze stupefacenti con piantagioni di marijuana sequestrate anche al nord. C'è anche un traffico di cocaina gestito da alcuni soggetti che sono stati arrestati con questa accusa questa notte. C'è un traffico di armi, alcune delle quali abbiamo sequestrato durante il corso delle indagini, come fucili e carabine, e anche centinaia, se non addirittura migliaia di munizioni. E c'è tutto quello che è stato rappresentato, quello che il procuratore definiva un sodalizio dell'andrangheta, ancora caratterizzato da quei rituali che tutti ormai conosciamo, dai quali non si staccano, perché questi rappresentano
diciamo, il momento proprio di forza dell'Ndrangheta, che riesce appunto in virtù di ciò, no, di questo profondo senso di identità, a replicarsi anche nelle regioni del nord e anche all'estero. E c'è anche la modernità che è rappresentata da questa tendenza molto accentuata, molto dinamica degli ndranghetisti di Sant'Eufemia di inserirsi negli appalti pubblici. Inserirsi negli appalti pubblici significa appunto colludere con i pubblici amministratori. È stato detto che dell'intero comune, del governo cittadino, dell'assemblea elettiva sono stati arrestati i vertici, sindaco, vice sindaco e presidente del consiglio, anche il tecnico del comune che doveva gestire gli appalti. Anche il tecnico del comune che doveva gestire diciamo, la regolarità degli appalti è stato arrestato con l'accusa invece di avere gestito nell'interesse dell'Ndrangheta. Si è anche parlato un'arma abbastanza pericolosa, che è il bazooka, di quest'arma ad alto potenziale offensivo. Ne parlavano gli indagati durante le loro inchieste, nelle stesse intercettazioni in cui parlavano di armi, di fucile e di pistole che in parte abbiamo sequestrato. Non mi ripeto perché le cose sono state dette molto chiaramente. Devo dire, come capo della squadra mobile, che in questa indagine così complessa, così composita, così poliedrica, così difficile per i mezzi di intercettazione che abbiamo utilizzato, si sono evidenziati per la loro professionalità sia i ragazzi della squadra mobile, ma in questo caso particolare i ragazzi, gli investigatori del commissariato di Palmi, a cui come capo della squadra mobile devo rivolgere un pensiero, insomma, di gradimento. Grazie. Secondo me per la posizione di Stato. La posizione del senatore Sigler, per il quale è stata chiesta la. È stata depositata presso il Senato della Repubblica la richiesta per diciamo, procedere. Sul microfono sì, è stata depositata presso il parere del gestore del Senato. Della Repubblica, la richiesta dell'organizzazione a procedere nei confronti del senatore in relazione alle elezioni del 2018, relative alla contestazione che riguarda lui, ovviamente il difetto, un medico professionista che ha fatto da tramite con il Laurentino medico, esponente di spicco, dicevamo, dell'Acqua Scaldata. Già all'epoca ha sottoposto grado d'appello al processo Xenopolis, per cui poi è stato assolto. Diciamo che Laurentino Domenico è un soggetto che evidentemente per la sua caratura criminale non è discutibile in ragione di modo a cui se riteniamo noi che ritiene un trip potesse attingere. È un soggetto che si è interessato addirittura per l'avvistamento di quello del processo attraverso anche il creato Antonino, quindi indiscutibilmente la illegalità delle condotte non illegittimità, ma illegalità delle condotte del Laurenti erano sugli occhi di tutti. Dicevo prima che il GIP nell'esaminare queste posizioni si è espresso in maniera chiara, articolando gli avvenimenti sotto il profilo logico, cronologico e fattuale del pre e del post elezioni. E questa è stata anche un'attività che subito dopo l'elezione del senatore il Laurenti chiede un intervento in favore di una congiunta, di un esponente di spicco della Cosca, di un natale che viene trasferita proprio in ragione di questo interessamento conseguenziale alla richiesta del Laurenti Domenico. La stessa circostanza che il Laurenti Domenico non si sia fatto stupro di attivare un senatore della Repubblica per ottenere un favore, tra virgolette, nell'immediatezza della sua elezione, con incontri che sono stati monitorati anche successivamente fuori da questo territorio, direttamente tra lui e il senatore, sono elementi che hanno condotto il GIP a valutare queste condotte con un'integrazione specifica, quindi è stata chiesta l'autorizzazione
Mentre per quanto riguarda Creazzo, invece, il suo passaggio dal centrosinistra a Fratelli d'Italia, che colleziona un altro arrestato in tempi record dopo Nicolò, era studiata anche dalla Cosca, cioè il passaggio da sinistra a destra era quello che abbiamo, come dicevo prima, quello che è stato monitorato è sicuramente l'interesse principale del Creazzo a essere eletto. Indipendentemente dalla casacca indossata. Lui stesso fa riferimento alla possibilità di una serie di prospettive politiche che gli venivano sottoposte e lo dice chiaramente: l'interesse è quello di capire dove chi avrebbe preso più voti, quale gruppo politico avrebbe preso più voti e con quale casacca avrebbe avuto maggiore possibilità di essere eletto. Questo la dice lunga appunto su quello che dicevo inizialmente, cioè che qui non è un processo ai gruppi o ai partiti, ma è un processo ai soggetti che utilizzano il gruppo, il partito, come strumento per questa loro aspirazione politica e per la quale non, dicevo prima, non si fermano neanche un momento, non tentennano neanche un momento per richiedere l'appoggio di una Cosca. È una Cosca che gli chiede già dell'immediatezza, qua stiamo parlando di Laurenti, l'intervento per l'aggiustamento del processo. Quindi non possiamo dire neanche che c'è la possibilità di equivoco su quello di cui stiamo parlando. Laurenti chiede a Creazzo Antonino, fratello del sindaco, di raggiungere dei giudici per un processo, per l'aggiustamento di un processo. Quindi stiamo parlando della massima espressione di legalità che ci possa, che ci possa essere, con una consapevolezza piena del contesto criminale in cui si opera, perché il Creazzo Antonino, oltre ai contatti, si rivolge alla Cosca Alvaro, oltre che con i contatti diretti con il Laurenti, con i contatti diretti con Alvaro Domenico e Alvaro Cosimo. Stiamo parlando di soggetti condannati, soggetti di primo piano della Cosca Alvaro, di cui lui stesso ha piena consapevolezza perché ne parla nelle sue conversazioni, fa riferimento appunto a esponenti di spicco, di gente che ha assunto il potere all'interno di queste cose. Quindi non c'è possibilità di equivoco, non c'è possibilità di dare spiegazioni diverse all'appoggio che viene richiesto. C'è la consapevolezza anche dell'illegalità delle condotte, lo stesso Alvaro dice ma non posso fare così perché altrimenti quando danno 7 anni, 8 anni, pur garantendo in alcuni passaggi quasi schernendosi di non fornire, in altri passaggi garantendo il proprio apporto fino ad arrivare alla conversazione del 25 gennaio in cui dice stanno facendo cose da pazzi, ci appoggiano tutti i ceppi, cioè queste sono testuali le parole della conversazione che veramente farà dividere. Un paio di cose brevissime, le dico, se mi chiedo, ho noto una discrasia tra quello che avete detto, quindi la gravità, quando si concertava, eccetera, eccetera, tra cui sono d'accordo, e poi il fatto che Speazzo, per esempio, sia stato posto agli arresti domiciliari, e la gravità nostra, sono tre domande. E quindi volevo capire come mai questa misura adottata dal Egitto esisteva. L'altra cosa è con riferimento a Xenopolis, ci avete detto, si tenta di aggiustare il processo, Laurenti viene assolto in appello, volevo capire se ci sono particolari più, se vengono fatti i nomi dei giudici, se eccetera eccetera, se c'è poi il riscontro. Ultima, ha fatto riferimento ma l'ho lasciato cadere, volevo capire se ha un senso, alla appartenenza massonica di uno dei regolare. Volevo capire, siccome diciamo l'ha detto però poi non ha avuto seguito, come mai, e si parlava di tutt'altro, ecco, di un'altra cosa, volevo capire come mai questo riferimento, se insomma c'è qualche passaggio interessante. Allora, intanto per quanto riguarda la scelta della misura della graduazione delle misure che sono state applicate, il GIP ha fatto una valutazione che non appare di scadenza, in realtà ha valutato diversamente le condotte dei due fratelli e ritenendo che evidentemente grave la condotta dell'Antonino, che era quello che aveva i rapporti maggiori con la comunità organizzata, con Laurenti, con lo stesso Cosimo e Domenico Alvaro. È evidente che nelle stesse conversazioni si fa riferimento alla necessità che Domenico stesse facesse un passo indietro e non avesse una condotta con la Nisce G maggiormente sobria rispetto all'esposizione che invece aveva l'Alvaro Domenico. È una votazione del G, la nostra richiesta era di poter parlare con entrambi, è una votazione del G che noi rispettiamo, se noi
diciamo, nelle motivazioni che fa il GIP, è una votazione regolare e non naturalmente giudiziaria, quindi di merito della misura, ma nella scelta e nella graduazione delle misure fatte, quindi non c'è un discorso che fa il GIP. Quanto riguarda poi la domanda era quella Xenopolis, allora è evidente che sulle attività che riguardano gli investigatori, che riguardano magistrati che sul rispetto non abbiamo nessuna competenza, mi limito a dire questo. Per quanto riguarda la massoneria, avete trasmesso gli atti, mi limito a dire che noi non abbiamo nessuna competenza. E per quanto riguarda invece la scelta la massoneria, il riferimento era fatto, era legato al fatto che nella vicenda che ha visto più direttamente coinvolto il Piazza Antonino nella richiesta di ausilio all'andranghetista in favore della vittima, tra virgolette, di quella richiesta di pagamento a seguito di un prestito usurario, era un collegamento massonico, e proprio per questo noi abbiamo la sfera mobile ha giustamente evidenziato questo rapporto. Prego. Però quando sto in piedi mi si deve. Di spalle qui c'è la pressione. Prego. I canali attraverso cui si presumeva di poter aggiustare il processo Xenopolis erano canali massonici? Allora, su questa domanda evidentemente aggiustamento del processo, ripeto quello che ho detto al suo collega, non ci competono attività investigative, sicuramente erano canali che riguardavano direttamente da un lato il Piazza Antonino e altri canali che avevano seguito, ma sui quali non abbiamo nessuna interlocuzione da parte. E domanda 2, nel comunicato si fa riferimento a una gestione clientelare dell'ente Bardo, che è una cosa che è emersa anche nel processo ruota corso. Volevo capire se ci sono delle condotte specifiche, degli episodi specifici e il perché l'ente Bardo era considerato un... Vabbè, diciamo che l'ente parco è considerato qualsiasi istituzione con ente parco che abbia un dentellato in varie realtà territoriali, che abbia la possibilità di contribuire economicamente a progetti di parte del territorio provinciale, evidentemente, comunque del parco stesso, che evidentemente ha una, come dire, denota un interesse a poter fruire di riconoscenze. In alcune conversazioni lo stesso alcuni sindacati fanno riferimento a questi favori che aveva fatto e per i quali aveva godeva di terribilmente beneficio elettorale. È evidente che in quel momento non potevano essere fatti approfondimenti perché avrebbero condotto ad una discovery che non era consentita dallo stato delle indagini. L'individuazione di Grazzo per le funzioni dell'ente parco è stata condizionata dai clandestini? Non è stata attività investigativa, non si è concentrato su questo aspetto. Ultima, questa era mezza. Lei ha detto che il procuratore Pace ha detto che dal 2017 si è registrata una nuova iperattività degli Alvaro. Più o meno in quel periodo, se non ricordo male, a Reggio Calabria, dove gli Alvaro hanno avuto storicamente un ruolo soprattutto nelle attività della movida regina, inizia il caos nelle serate della movida con i vari raid nei vari locali. È collegato? Allora, il dottor Pace, perché è tutta l'ordinanza, quello che ha detto, non ha fatto riferimento direttamente ad Alvaro, ha fatto riferimento alle proiezioni su Sant'Eufemia ad Alvaro. In quel periodo, tra il 2017 e il 2018, si è assistito a delle effervescenze, delle frizioni interne al locale di Sant'Eufemia, tra le varie fazioni del locale di Sant'Eufemia, in particolare tra la fazione facente capo ai da Cosimo, ha detto un diavolo, che aveva proceduto proprio in quest'ottica di sorpasso nei confronti dell'altra fazione facente capo a Laurenti, ad una serie di affiliazioni irregolari secondo i canoni della Provincia di Andrangheta. Questo non in relazione ad una proiezione esterna da parte dell'Alvaro, ma direttamente sul territorio da parte dell'Italia. Tant'è vero che Laurenti, che è quello che è maggiormente collegato all'Alvaro, quello che ha maggiori rapporti con l'Alvaro, e ne sono testimonianza i suoi viaggi a Messina per incontrare Alvaro Cosimo, i suoi contatti con il Alvaro,
e cercava appunto appoggio nella vecchia classe dirigente della locale, quindi nei vari Cannizzaro, più riferibili a Alvaro, tra virgolette giustizia, cercava appunto che venissero disconosciute queste applicazioni. Cosa non è avvenuta, perché si è proceduto ad una sorta di regolarizzazione con un blocco delle applicazioni. E cosa a cui lui stesso ha reagito, non contento di questa soluzione, dicendo che si poteva arrivare procedendo a una serie di affiliazioni per conto suo, per pareggiare tra virgolette il numero, e poi paventando anche la possibilità di formare, come dice lui, un banco nuovo da legittimare davanti al tribunale di Pozzo. Non c'è un collegamento di questo profilo. Ecco, tutti e due i politici sono indagati per lo stesso tipo di reato, scambio di voto politico mafioso. Ecco, del Creazzo e del Sigari, ci sono elementi concreti dove loro promettono in cambio di voto qualche vantaggio? Noi abbiamo detto che c'è stato già inizialmente, c'è stato un interessamento per quanto riguarda il Creazzo nel processo. Per quanto riguarda la vicenda della regione politica del Sigari, abbiamo detto che c'è stato un interessamento per l'immediato ritorno che aveva chiesto i Laurenti subito dopo le elezioni, è stato quello del trasferimento pare congiunta di un esponente di spicco di Lupoi, di uno dei Lupoi arrestato tra l'altro in questo procedimento, trasferimento dal nord in Sicilia. Gli fu creato un posto. Quello che è stato accertato proprio nell'ultima parte, come dice il direttore Messina, con la creazione di un posto ad hoc. Con l'intervento posto che non c'è. Trasferimento per quella figura personale dove esisteva il posto, quella vacanza. Signor procuratore, se ce lo può dire, ma qua io insisto, ma il signor Creazzo Antonino era iniziato in una loggia massonica di una casa massonica regolare, cioè a dire per esempio il grande cliente d'Italia. Del GOE, era massone del GOE. Del GOE, basta, grazie. Risulta dall'interpretamento della storia. Pur non entrando nel merito dell'indagine riguarda l'aggiustamento del processo, non si può. Non torniamo sul programma di no, è solo una domanda su Creazzo Antonino, non sui magistrati. È emersa la ragione per la quale la Tosca Alvaro riconosceva a Creazzo Antonino la possibilità di fare una cosa del genere, perché comunque prima di questa indagine, per quel che mi costa, questa è una persona che magari poteva essere definita anche al di sopra di un sospetto, anche in virtù diciamo, di rapporti familiari. Quindi parlo anche insomma, della sua famiglia. Noi quello che possiamo dire è quello che è avvenuto, quello che noi abbiamo registrato. E non ci sono dubbi su quel testamento, perché emerge dagli atti, dalle investigazioni, che noi abbiamo registrato, perché non abbiamo interpretato o elaborato. Ma chiedo c'è un'amicizia, intanto c'è un'amicizia con il Paolo, un'amicizia a storia, nel senso che è familiare, quindi lui fa riferimento nelle sue conversazioni ad un rapporto precedente al suo arresto, precedente anche proprio familiare. E questo poi era proprio per ragionare di quello che diceva lei, il fatto che era magari un soggetto tenuto lontano dai riflettori, avrebbe spinto a rivolgersi in questo tentativo di aggiustamento. La cosa che colpisce il procuratore è che se torniamo indietro di qualche anno, a San Domenico da Spromonte vivono due competitor per la carica di Domenico Creazzo e un altro Domenico candidato contro di lui, e oggi entrambi ci ritroviamo coinvolti in questa schiena. Il capogruppo dell'opposizione, allora ex candidato a sindaco, ovviamente il sindaco attuale, poi neo consigliere regionale. La cosa che inquieta è possibile che, visto ho letto nel comunicato che il consigliere regionale di opposizione gestiva in qualche maniera la rete di informazioni alle estorsioni o agli appalti che si facevano nel comune di Santa Maria, è possibile ipotizzare che comunque sin dall'inizio ci fosse stato un disegno preciso per aggiustare anche quella campagna elettorale in modo che andasse in un determinato modo? Noi non possiamo spingerci oltre quello che accettiamo. Quello che accettiamo è che parte evidentemente parte dopo con le elezioni e il quadro che abbiamo offerto, cioè il sindaco che non per quanto riguarda la campagna elettorale per quelle elezioni, ma per questa campagna elettorale che si è conclusa pochi giorni fa, ha svolto quelle attività illecite.
è evidente che abbiamo registrato anche, come diceva lei, questa, come dire, questa comunanza di interessi, invece. Non siamo in grado di dirgli altro, non siamo in grado di riferirci a quello che è avvenuto all'epoca e né vogliamo avventurarci in ipotesi o in altro, ne vogliamo quelle che sono le risultanze investigative. E questo è una cosa che non potete fare voi, no? Quello che possiamo fare è quello di accertare, noi il pensiero lo sviluppiamo sulla base degli atti, dei fatti, dei dati di fatto che emergono. Quella fase là non era oggetto di questo indagine. Le dati nascono con quelle effervescenze che sono state registrate. Grazie. Grazie.